Con la discesa dal trono della Sacra Statua sono cominciati ufficialmente i solenni festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù a Mugnano. La tradizionale festa religiosa ultracentenaria che raccoglie centinaia e centinaia di devoti della città e dell'Interland. Dopo la celebrazione eucaristica è avvenuta la suggestiva e tanto attesa discesa dal trono della Sacra Statua Lignea ed il bacio dei fedeli. Momenti di commozione durante la funzione liturgica che apre il triduo di preparazione dei festeggiamenti. Tre devoti, tanti quelli che hanno ricevuto la grazia dal Sacro Cuore, ecco la testimonianza del signor Patrizio, miracolato in seguito ad una grave malattia. Nel 1988 ho avuto una grave malattia mortale che conosciamo tutti. Ho avuto tanti interventi, sono stato in ospedale, Francia, Italia, insomma mi sono affidato al Cuore di Gesù. Ogni volta che venivo operato passavo per la chiesa per affidarmi a lui e venivo sempre vincente, insomma, però sono 27 anni che faccio questo, ho visto tanta gente, non c'è più, insomma, che faceva parte del dove stavo io, tutte queste cose qua. Presente alla prima celebrazione anche il sindaco Luigi Sarnataro. Oggi in qualche modo il Cuore di Gesù entra in tutte le case dei cittadini, anche coloro che magari per malattia o per altri motivi non possono essere qui con noi. Allora, i ricordi sono molto molto belli perché ovviamente è una festa che caratterizza molto i mugnanesi e che in qualche modo diciamo, ha caratterizzato tutta la nostra infanzia e adolescenza. Il ricordo delle giostre, il ricordo delle luminarie, le bancarelle, questa è la parte diciamo meno religiosa. Ma il bel ricordo è anche quando passava la processione e c'erano i miei nonni che da Marano arrivavano a piedi e facevano una passeggiata a piedi di 3 chilometri per venire a casa mia a vedere insomma, la processione. Questo è un bel ricordo che porto dentro il mio cuore. Per cosa bisogna pregare, sindaco? Io, oltre a per gli ammalati, che è una preghiera che faccio sempre perché è una preghiera molto sentita, vorrei pregare soprattutto per questi giovani sacerdoti, come ho detto prima dall'altare, giovanissimi, più giovani di me. E quindi in qualche modo vorrei pregare per questo e anche per far sì che in qualche modo la Cuore di Gesù possa portare un sentimento di conversione nel cuore dei cittadini e in qualche modo ad assumere anche un atteggiamento più civile. È molto importante questo perché il Cuore di Gesù adesso passerà per le strade di Mugnano e ci auguriamo che possa trovare le strade pulite. I prossimi appuntamenti saranno la notte bianca di sabato sera, la celebrazione di domenica alle 7 del mattino e la diretta della Sagra del Pesce e del Festival dei Fuochi Pirotecnici di martedì sera.